Buongiorno e ciao a tutti. Visto che siamo in periodo di smart working, videochiamate, videoconferenze, volevo darvi qualche consiglio su come andare a ottimizzare la ripresa video mentre fate appunto una videoconferenza, una videochiamata o qualsiasi cosa di questo genere. Allora, innanzitutto, la posizione del telefono o della videocamera, diciamo che sia del telefono, che sia del computer, è indifferente. Cercate di avere la videocamera all'altezza dei vostri occhi e voi cercate sempre di guardare verso la videocamera, perché così è come se voi guardaste il vostro interlocutore negli occhi. Evitate di guardare il computer, evitate di guardarvi in giro perché è abbastanza fastidioso. Però, ripeto, in fronte ai vostri occhi e soprattutto non inclinata. Cosa significa? Non tenetela in basso perché vedete che non fa un effetto molto bello, ok? In alto è già più difficile che riusciate a tenerla. Trovate un sistema per cui il telefono rimanga all'altezza dei vostri occhi. Io, per esempio, mi sono inventato, vi giro la videocamera, questo piccolo aggeggio da attaccare sul monitor sul quale vado ad appoggiare il telefono e vedete che così rimane all'altezza degli occhi. Diversamente, se avete un portatile, vedete in questo caso sto riprendendo anche dal portatile, io l'ho alzato con questo stand che uso normalmente perché comunque utilizzando due monitor, vedete, riesco ad avere la stessa altezza. Se non avete uno stand, non c'è problema, basta che mettete dei libri o degli altri supporti sopra. L'importante anche qui è che la videocamera e il monitor sia verticale e la videocamera all'altezza dei vostri occhi. Chiaramente poi una piccola inclinazione è inevitabile, ma quello comunque non è un problema. Altra cosa molto importante, il fondo. Cercate di trovare un fondo carino, perché comunque l'interlocutore che sta dall'altra parte vede sì voi, ma vede anche quello che c'è dietro di voi. Per esempio, io questa pianta l'ho appena spostata qui, prima avevo solamente Albert a farmi compagnia, e così da mettere qualcosa in più sullo sfondo che è anche più simpatico. Infine parliamo della luce, ok? La luce è la cosa principale. Che cosa è importante? Importante è che il vostro viso sia illuminato bene, ok? Non deve essere illuminato il resto della stanza, ma soprattutto il vostro viso. Per cui evitate di mettervi, vedete, con una fonte di luce dietro di voi, perché ovviamente fa questi bruttissimi effetti, ok? Io ho la fortuna, ma questo vale in linea di massima anche perché è bene mai avere dei riflessi sul monitor, però vedete io ho una finestra a sinistra, ho una finestra a destra, da entrambe ho dell'illuminazione, però se voi foste in una condizione di avere la luce forte alle vostre spalle, vedete che non sarebbe una bella ripresa e anche fastidiosa, perché ovviamente la videocamera espone correttamente, cerca di esporre correttamente il vostro viso e oppure viceversa, potrebbe fare il fondo per cui voi verreste troppo scuri. Vedete, in questo caso la videocamera espone correttamente il fondo e il mio viso si vede pochissimo. Se non riuscite a trovare una condizione di luce ideale, accendete tutte le luci possibili della stanza, ok? Più luce c'è, più luce riesce a illuminare il vostro viso, meglio è. Potete usare, magari, adesso vi faccio vedere, una lampada da tavolo come questa, accenderla e voi vi mettete di fronte, oppure potete usare, vedete, quella lampada lì per illuminarvi, oppure potete trovare anche, ci sono su Amazon, delle ring light, delle luci a LED tonde, nel quale in mezzo ci può stare anche il telefono, che vanno benissimo per fare questo tipo di attività. Trovate anche il link nella descrizione. Ok? Per cui ho cercato di darvi qualche consiglio utile. Preferite infine l'orientamento del telefono orizzontale e non verticale, questo perché è una questione di comodità. Ci stanno
più cose, non state facendo un TikTok, state facendo una videoconferenza, per cui il telefono è meglio tenerlo come lo sto tenendo io in questo momento, in formato orizzontale, così come lo stesso effetto, vedete, se lo fate da computer non si pone neanche il problema. Bene, è tutto, spero che queste informazioni vi siano state utili e buone videoconferenze a tutti.